Venditalia 2018 non può mancare l'intervista alla Acqua Minerale San Benedetto e naturalmente con il suo presidente Enrico Zoppas, che ritroviamo dopo esattamente 24 mesi dall'ultimo incontro. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Ci siamo visti appunto 24 mesi fa, ci ha illustrato un po' di novità, erano tante, erano belle da vedersi, buone da gustarsi, e oggi ci ritroviamo con una altra valanga di novità che nel frattempo, negli ultimi 24 mesi, Acqua Naturale San Benedetto ha lanciato sul mercato. Facciamo un riepilogo. Intanto parliamo prima ancora dei prodotti, del vostro accordo con il Ministero dell'Ambiente. Come è nato? Beh, è nato dall'esigenza di essere coerenti con l'ambiente, quindi con il rispetto dell'ambiente. È un tema molto, molto importante ai cui i consumatori danno un grosso rilievo. E hanno una grande aspettativa da parte dell'industria e della distribuzione in merito a questi temi. Quindi una sensibilità verso la protezione e la salvaguardia della natura, delle risorse, e quindi un coinvolgimento sia nostro che dei consumatori verso la salubrità dell'ambiente. E credo che in questo la nostra azienda sia stata tra le prime ad affrontare il problema. Oggi diciamo che ne prendiamo i grandi benefici, perché ci siamo creati una cultura che portiamo sia alla distribuzione che al consumatore in merito a questi temi. Lo sa che oggi la comunità europea è molto sensibile a questi temi, e questi sono temi che possono cambiare il modo anche di fare business, di approcciarsi al consumatore e di mostrare una capacità di innovazione in tutto il sistema, quindi produzione ma anche distribuzione, che è uno degli elementi più importanti e fondamentali nel contatto con il pubblico e con il consumatore. Presidente, voi siete la più grossa compagnia italiana di beverage, acqua minerale, bevande, succhi. È un ruolo che riveste una grossa responsabilità, e voi nel frattempo, negli ultimi 24 mesi, avete realizzato tanti nuovi prodotti per più nicchie di mercato. Qual è quella a lei più affezionata? Più affezionata sono sempre le ultime, perché le viviamo ancora calde, quindi sono tutti dei figli, quindi l'ultimo arrivato è quello che dà sempre maggiori stimoli. Diciamo che tutte le bevande senza zucchero, quindi salutistiche e comunque senza zucchero, sono quelle che stanno dando una grande soddisfazione, quindi sia le bevande gasate zero sia il succoso zero sono due prodotti che stanno dando una grande soddisfazione, perché mostrano che la tendenza del consumatore si incrocia con le nostre previsioni, e mi auguro che questo possa essere di gran significato per lo sviluppo anche di altri segmenti che sono in attesa proprio di esplodere. E questo mi preoccupa un po', perché nel frattempo avete lanciato talmente tante di quelle bevande che noi stessi, che ci occupiamo di informazione nella distribuzione automatica, non riusciamo a stargli dietro. Avete comunque un gran merito, ecco, scherzi a parte, avete un gran merito, quello di essere riusciti a inventare dei prodotti di nicchia che coprono davvero tutto il mercato. Certamente c'è una grande evoluzione nei stili di vita nel consumatore, e quindi dobbiamo assecondarli e dobbiamo essere veloci nel seguire queste indicazioni, e dobbiamo farlo nel miglior modo possibile, perché il nostro profilo è un profilo che vuole rispettare prodotti di alta qualità e anche di ottima immagine, e questo ci porta a stimoli continui, a creatività continue,
assecondando le opportunità che il mercato, di un mercato dinamico che in tempi molto brevi ha esigenze molto elevate. Sempre più rapidamente si evolve e nel frattempo noi proviamo ad assaggiare quella che è la vostra ultima creatura in termini cronologici, il succoso che si presenta al mercato in quattro diverse coniugazioni. Qui con direi veramente con grande sincronismo la vostra collaboratrice è riuscita a portarci un succoso frutti rossi che è il suo preferito, se ben ricordo, che è questo qui, e un succoso arancia rossa zero, rigorosamente zero entrambi. Perché? Perché oggi il tema dell'alimentazione è uno dei temi fondamentali per il consumatore, quindi consumo di zucchero è uno degli elementi a cui si pone più attenzione per una capacità di gestire la propria salute nel modo migliore. Grazie Presidente, allora è arrivato il momento di poter brindare alla sua salute, alla nostra salute e a quella dei prodotti San Benedetto. Amici, noi vi lasciamo, Presidente saluti pure tutti loro. Grazie, un grande saluto a tutti e a presto con altre novità. Che saranno alle porte, ne ho saputa qualcuna poco fa, quindi sono certo che fra pochi mesi ne sentiremo ancora. Noi continuiamo, non prima di esserci dissetati con il nuovo succoso zero San Benedetto. Grazie Presidente.